Francesca e Diana mi hanno invitato a fare a esporre in questo luogo. Adesso io ho pensato questo cavallo qui in centro, come se fuera che sta mangiando qualcosa della pergola, in via della pergola, come glisino, foglie. L'ho pensato site specific. E dopo tutte le altre sculture che io la faccio qui in Italia, dopo la pandemia sono venuta qui. E mio lavoro dell'Argentina continua qui facendo il bronzo sulla Fonderia Artù. Ho fatto tutto un percorso di tutti i miei lavori e Francesca lo ha esposto qui, in questa occasione. Come mai proprio il cavallo, diciamo, come animale, come simbolo? E perché quando io sono piccola e mi piace, io come abito l'Argentina, tanti cavalli e la campagna, però io abito la città e mia mamma mi ha detto le piacciono tanto, che da piccolina ho cominciato a fare lo sport, l'equitazione. E parallelamente, quando dopo la scuola io ho studiato all'Accademia delle Belle Arti e ho fidanzato con un cavaliere, con un professionista dello sport, mio maestro del cavalli, e tutta mia vita continua con cavalli, cani e l'arte. Questo è stato un omaggio anche al nome della strada, appunto Via della Pergola, creando una delle opere più grandi appunto in esposizione, che prende il nome di Pergola dal toponimo della strada. E fare la mostra qui ha un grande significato, anche perché in passato questo edificio è appartenuto al grande artista Benvenuto Cellini, e dal momento che Vivien Duchini utilizza la stessa tecnica del bronzo alla cera persa, diciamo, in questa maniera rientra letteralmente nella storia per quanto riguarda il processo creativo che lei utilizza. L'anatomia. E anche questa scultrice, alla quale io tenevo moltissimo di poter avere appunto l'opportunità di ospitarla con queste sculture veramente splendide, che sono animali che parlano, quindi già questa è una cosa particolarmente toccante. Infatti ci troviamo poi davanti a questa scultura che si chiama Toccante. E dopo circa un paio di anni, che dopo il Covid, quindi è stato anche un periodo abbastanza particolare, Vivien è riuscita a tornare in Italia e a sposare un po' quello che gli avevo un po' proposto attraverso la curatrice, che è Diana Di Nuzzo, che grazie a lei io ho avuto la possibilità di conoscere Vivien. E mi piacerebbe anche ricordare Teresa, che è il braccio, diciamo, operativo di questa meravigliosa artista, e siamo riusciti a chiudere un po' questo progetto finalmente, dove lei è riuscita a venire in Italia, a dedicarsi più di 2 mesi dietro alla fonderia, dietro qui allo studio. Ha realizzato appositamente dei disegni sul muro, che per me è una cosa completamente inedita, perché io poi sono molto gelosa di questo studio che è appartenuto al mio nonno. Avevamo un legame molto particolare e molto affettivo, eravamo molto legati, quindi per me è sempre qualcosa di sacro, che è difficile a volte ospitare un artista e dare completamente mano libera alle cose. Con lei è accaduto questo. E mia forma di espressione è cavalli, cani, animali, perché mi è piaciuto tanto e ho continuato a fare tutto il materiale, la creta, la resina. E quando io ho arrivato 30 anni fa sul bronzo, mi ha detto mi è piaciuto tanto, ho cominciato a fare grandi sculture, faccio esposizione su galleria d'arte, mi hanno commissionato grandi cavalli importanti e ho continuato il mio lavoro qui in Italia, perché il posto del bronzo magnifico, e anche ho incursionato nel vetro a Murano e nel marmo a Carrara.